Ciao, sono di nuovo qua. Ieri sono stata da MAC e ho comprato alcuni prodotti della collezione nuova di MAC. Dico nuova perché qui in Inghilterra è arrivata da pochissimi giorni, Give Me Liberty of London. In realtà ho comprato anche prodotti di altre collezioni, però vi volevo far vedere che cosa ho trovato. Allora, innanzitutto il motivo principale per cui ero uscita è che, almeno visto sul sito, io mi ero assolutamente innamorata dello smalto, di uno dei due smalti, per la precisione dello smalto chiamato Blue India. È questo qua, non so se riuscite a vederlo. Non ho ancora avuto modo di provarlo perché l'ho comprato ieri e ieri sera non ho avuto tempo. Questa è la scatolina. Sicuramente ormai tutti conoscete già, dentro ci sono questi fiorellini. Sono d'accordo con quanto detto da Federica da Blue Beam 310. Io guardavo ieri sera il video nuovo che ha fatto sugli acquisti appunto di questa nuova collezione MAC e Federica commentava che sì, la scatolina esternamente è molto carina, però effettivamente all'interno anche a me non convince più di tanto. Cioè, questi fiorellini un po' anni 70 mi sembra vadano leggermente a rovinare quella che è la confezione esterna. Comunque sia. Allora, questo è lo smalto Blu India. Mi sembra che con la telecamera del computer comunque risulti abbastanza naturale il colore, cioè non è falsato troppo. Diciamo che è un blu petrolio, un verde petrolio con una punta di grigio. Aspettate che provo anche a fare un piccolo swatch sull'unghia, così riuscite a vedere. Tenete conto che questa è una sola applicazione. Vediamo un po', un colore che a me piace molto, non so quanto sia estivo, però questo. Vabbè, è andato malissimo, però questo è. Quindi allora, la prima cosa che ho comprato è stato lo smalto. Poi ho comprato l'ombretto che è Birds and Berries, che è carinissimo. Questa è la confezione e dentro. Anche questo è molto simile allo smalto, forse risulta un po' più sgargiante visto, oddio, visto qui. Ecco, diciamo è così. Naturalmente sarebbe così. Anche questo è un petrolio grigio abbastanza luminescente, iridescente. È un Velux Pearl. E questo, vi faccio lo swatch. Questo è lo swatch. Perdonatemi perché devo impratichire. Quindi questo era lo swatch dell'ombretto. Poi ho comprato il rossetto, che è questo, Petals and Peacocks, che in effetti è un colore molto bello e molto particolare. Non so se portabilissimissimo, nel senso per come sono io, non so quanto lo userò. Il colore risulta molto fedele. Non so quanto lo utilizzerò, però mi piaceva. Tra l'altro resiste moltissimo, come diceva anche, mi sembra, Valentina. È molto molto resistente. E questo è il colore. Poi questo che è il Frankly Fresh e questo è il Lip Gloss. Sì, Lip Gloss. È un colore molto molto naturale. Io alla fine sono attratta dai colori sgargianti, ma sono una persona che ama i colori poi naturali, alla fine usa i colori naturali. E questo è il Lip Gloss. Vedere
E poi ho preso anche quest'altro lip gloss che è Just Add Color. Ora, sinceramente, in questo momento io non mi ricordo la collezione come si chiami, però trovo che il colore del lip gloss sia veramente veramente bello. È un'edizione limitata e è questo, è l'ultimo. È molto molto carino per la primavera. E secondo me somiglia abbastanza al Lustrine, che è un altro dei, io spero di averlo pronunciato decentemente comunque, che è un altro dei rossetti della MAC. Ah, mi sono scordata che giorni fa avevo preso anche il Blooming Lovely, non lo vedrete mai, comunque vabbè, che è questo. Ve lo swatch accanto all'altro rossetto, così potete vedere la differenza. Diciamo che questo è un po' più, un tono leggermente più smorto e più sul lilla. Questo è proprio più sul fucsia, molto più acceso. Carino, tutti e due sono amplified e devo dire che fra i due, dov'è? Eccolo qua. Sicuramente il Petals and Peacocks dura molto più a lungo. L'unico difetto che ho notato, però magari è una cosa che ho notato io perché non sono abituata moltissimo ai fucsia, è che lì per lì quando passo il colore sulle labbra il colore è molto pieno, molto intenso. Nel momento in cui va a perdersi un po' il colore, normalmente, insomma, durante la giornata, non lo so, c'è cioè l'effetto sulle labbra di questo fucsia sbiadito che, cioè, normale, no? Direte, vabbè, il rossetto va via, normale, colore sbiadito, però è un effetto molto, non so, insomma, non mi piace granché, però, insomma, non dovrebbe succedere perché in teoria il rossetto andrebbe ritoccato più volte durante il giorno. Quindi, vabbè, allora io ho fatto questi acquisti e poi ero abbastanza tentata dall'acquisto del pigmento Naked. Io ho già il vaniglia, che devo dire mi piace tanto, però ho notato che il Naked è leggermente più, un po' più rosato, il vaniglia è più biancastro con dei riflessi un po' oro, almeno così lo vedo io, così risulta sulla mia pelle. Ho chiesto alla commessa, che fra l'altro molto carina, molto gentile, mi ha detto era il suo primo giorno di lavoro. Ho chiesto alla commessa e la commessa mi ha, cioè ho chiesto se era possibile avere un piccolo campioncino di pigmento. E la commessa mi ha detto: ah no, guarda, mi dispiace, noi non diamo campioni di pigmenti, non li possiamo dare. Allora, questa è una. E io l'ho detto: guarda, cioè io vorrei poterlo provare per rendermi conto se va bene o no per il mio tono di pelle, se mi ci trovo bene o meno. E lei ha detto: ah, guarda, ti posso far fare la prova, te lo posso mettere io. Me l'ha messo lei qui sugli occhi. Però, sinceramente, cioè, se io compro un pigmento, insomma, voglio dire, il prezzo è aumentato. Cioè, non il prezzo è aumentato, il prezzo è rimasto lo stesso anche qui in Inghilterra, però la dimensione del pigmento si è notevolmente ridotta, cioè ora sono soltanto 4,5 grammi, quindi se io vado a pagare, qui sono 15 sterline per 4,5 grammi, che è, insomma, voglio dire, quasi la metà rispetto a quanto era prima, a maggior ragione voglio essere sicura di quello che sto acquistando e mi sarebbe piaciuto poter provare da sola a casa anche con gli altri colori che ho per vedere come sarebbe stato il risultato, cioè quale sarebbe stato il risultato. E lei mi ha detto che non era possibile, sono rimasta un po' perplessa. Allora, vi devo dire che già in passato, ho pensato immediatamente a Valentina, al famoso club del campioncino. Mi è già successo in passato, precisamente in uno dei punti di vendita MAC a Londra, mi sembra fosse quello di Covent Garden. Io sono stata lì, ho comprato varie cose e poi a un certo punto era una delle prime volte che mi trovavo a utilizzare i pigmenti, cioè che volevo comprare i pigmenti. E io, come vedrete, sono abbastanza a quel sapone, anche se sono una grande amante di rossetti, ombretti, luci da labbra, quindi tutto quello che è make-up, prodotti per il corpo, eccetera. Però, insomma, non è che abbia questa grandissima mano nel trucco.